Visto che in teoria è cominciata la primavera, o è già finita, non lo so, e ho deciso di fare questo video che avevo fatto anche nel mio primo canale di utilità, ma è così. Allora, poi vi metto tutti i link che trovo dei siti più o meno utili a riguardo nell'info box. Comunque, ora vi dirò i siti da cui prendo ovviamente le nozioni. E vi segnalo anche, lo troverete, il sito della Lipu, che ha fatto molto bene, però ero andata colpo sicuro per usare quello, però è fatto in modo che ho trovato un animale, è domestico, non è è selvatico, è piccolo, è grande, è ferito, non è ferito, è fatto molto bene, se lo volete consultare, però è scomodo per farci un video, perché bisogna tornare indietro, ma questa l'ho detto, questa no, quindi ve lo segnalo. Vabbè, il sito della Lipu, perché è fatto molto bene, però non lo uso perché per fare il video lo trovo più scomodo. E ora quindi mi vado a ricampare il sito da cui volevo leggere le cose sul mio tablet. Devo anche lavarmi gli occhiali. Allora, allora questo ve lo dico dopo. Allora, dal sito oipa.org, che poi vi metterò anche qui sotto. Il titolo è "C'è un uccellino a terra, cosa devo fare?". È aggiornato al 13 marzo, maggio 2016. Allora, intervista al dottor Emanuele Lubio, direttore sanitario CRFS Lipu La Fagiana. Comunque è uno della Lipu, che è la Lega Italiana Protezione Uccelli. Quale tipologia di volatili può capitare di trovare a terra? Nelle aree urbane, le specie nelle quali è più facile imbattersi sono merli, rondini, cornacchie, gazze, storni e rapaci, che possono essere adulti o nati da poco. Nello specifico possiamo trovare esemplari adulti feriti con lesioni evidenti, come ad esempio la mancanza di simmetria tra le ali. Sono ancora in fase in cui mi esce il soft spoken, scusate, però vabbè, quelli che lo apprezzano apprezzeranno. E segno che una delle due ha subito un trauma oppure una mancanza di penne. Poi esemplari appena nati, pulli, feriti, che come nel caso precedente ad un primo esame presentano anomalie visibili. E questo è sempre lui che mangia, faccio venire fame quando faccio video a qualunque ora del giorno. Poi pulli sani, i pulli sono, diciamo, i pulcini, ecco. Tale distinzione non vale solo per una specie rondone, che infatti è il primo volatile che ho recuperato, che ho telefonato alla tipa della lì. C'era un periodo che andavo in giro e trovavo uccelli vari. E tale distinzione non vale solo per una specie rondone, in questo caso infatti che sia pullo o adulto, il rondone non è in grado di riprendere il volo autonomamente per un'incapacità fisica, quindi va raccolto e dopo aver verificato che non presenti lesioni, accompagnato all'atto del volo per verificare se è in grado di liberarsi nuovamente. Io ho contattato la tipa della Lipu. Cosa fare se l'esemplare è ferito? Allora fatemi vedere che non ho visto quanto è lungo. Sì, no, in realtà avevo già letto, però non mi ricordavo. Allora, il volatile, vediamo se senza occhiali ci leggo qualcosa. La vecchiaia. Ok. E il volatile, aspetta, accettiamo i cookies, che palle. Ok, ce la posso fare.
Allora, il volatile va portato immediatamente presso il centro specializzato nel recupero della fauna selvatica, CRAS o CRFS. CRFS, non so cos'è il CRAS, sì, più vicino. Contattando la polizia provinciale, o i vigili, insomma. Io quella della LIPU l'avevo perché in realtà sì, era LIPU, comunque. L'avevo chiamato i vigili. Dove il personale specializzato potrà fare una valutazione, prestare le prime cure. Potete anche scrivere su Facebook, qualcuno vi risponde sempre. Come fare se il capire che... sì. Domani, eh? Come fare per capire se il volatile è effettivamente ancora un pullo? Dipende dalle specie. Nel caso in cui siano completamente in plumi, vabbè, tanto lo sapete che sbaglio sempre tutti gli oggetti, è evidente, e se... aspetta. Nel caso in cui siano completamente in plumi è evidente, e se si trovano a terra dipende da una motivazione esterna, cioè se sono ignudi, come ad esempio un forte vento o temporale che ha fatto cadere il nido. Se invece si tratta di pulli nati da poco ma già ricoperti di penne, questi saranno molto... Buonanotte. Non so leggere in più senza occhiali. Allora... Queste saranno molto corte e avranno ancora ben visibile alla base l'astuccio che le origina. Vedi foto? Vabbè, insomma. Queste dovrebbero essere ste righette, vediamo se si vede la foto. Poi comunque andatevi a cercare il sito. E in alcune specie è possibile individuare tutti tratti molto caratteristici della giovane età, come ad esempio l'essere ricoperte da un piumino bianco per i rapaci o l'avere un labbro esterno rispetto al becco di un colore diverso, ad esempio giallo nei merli, storni e cince, in modo che i genitori vedano con facilità il punto nel quale impeccarli. Quindi, ricapitolando, per capire se è giovane o non hanno le piume, le penne, hanno le penne ben visibili con ste sto astuccio, penso siano ste righette bianche la base, insomma. E poi c'è chi ha il piumino e chi ha le labbra. Se il pullo sembra sano, come bisogna comportarsi? In primo luogo bisogna tenere presente che è assolutamente normale che alcuni pulli escano dal nido prima di essere, ricapitolando, se sono in plumi o in plumi, che non dovevano stare lì, probabilmente e sono caduti col vento e cose così. Allora, è assolutamente normale che alcuni pulli escano dal nido prima di essere fisiologicamente pronti per volare. Per qualche giorno restano a terra, spostandosi di qualche metro soltanto, e vengono alimentati dai genitori, che guidati dal loro richiamo arrivano in volo e li imbeccano. Se si trova un pullo sano a terra in una zona riparata dai pericoli, è quindi fondamentale lasciarlo dov'è e osservare a debita distanza se la madre compare per alimentarlo. La seconda volta che ho chiamato la tipa della Lipu, avevo tolto un piccolo merlo di bocca a una gatta. E mi fa, non può lasciare, guardi, in bocca a una gatta. Vabbè, ok, arrivo. Perché la poveretta abitava in un paese lontanissimo, io senza patente, quindi ovviamente cercava di... Però appunto io sapendo, avendo già un'infarinatura di cose. Poi in realtà questo io me l'ero portato a casa. Non mi ricordo, sì, il secondo, perché il terzo era una rondine. Il primo era rondone, l'aveva trovato mia madre che camminava a terra e davanti al mio palazzo. Il secondo era sto merlo che poi, perché io avevo il gatto in casa, e mi aveva detto il merlo prova domani perché era sera. Cercando di farsi a mangiare dal tuo gatto. E levo di bocca da una gatta per l'altro gatto, non era furbissimo. E infatti il giorno dopo, che era domenica mi sembra, sono andata lì da quella di sotto che aveva il giardino, me l'ha mantenuto i cani, l'ho lasciato lì nel suo giardino, non c'erano tante macchine, appunto, era lì comunque vicino a casa mia perché era proprio quella di sotto. E quindi quello l'ho lasciato e poi svolazzavano i genitori, poi lui mandava richiami, quindi quello appunto l'avevamo lì riliberato. E appunto l'avevo tolto perché ero in bocca una gatta. Poi, e quindi lasciarlo dov'è, appunto, se è in posto, tranquillo. Questa verifica richiede molta pazienza, attenzione, l'imbeccata dura pochi secondi e un punto di osservazione riparato. I volatili sono infatti prede, quindi per natura ci temono e difficilmente si faranno vedere finché siamo nei paraggi.
Se i genitori sono in zona, la cosa migliore è quindi lasciare il pullo dove si trova. Nel caso in cui situazione in un luogo pericoloso per la presenza di predatori, come il gatto, o il cane, può essere d'aiuto spostarlo di qualche metro in posizione riparata, tenendo presente che i genitori lo troveranno comunque perché guidati dal suo richiamo, perché appunto strillano. È inoltre importante ricordare che nutrirlo potrebbe essere controproducente, in quanto la madre al suo ritorno, non sentendo reclamare il cibo, potrebbe crederlo malato e abbandonarlo. Quindi tendenzialmente l'umano fa più danni che, ecco. Poi, quali conseguenze negative può avere raccogliere un pullo sano? Nel breve periodo di tempo in cui i pulli restano a terra, vanno senza dubbio incontro a molti rischi, ma si tratta di una lezione di vita che farà la differenza tra un adulto in grado di sviluppare strategie adeguate per sfuggire ai pericoli e uno facilmente destinato a soccombere. Per quanto infatti gli esperti del centro di recupero possano effettuare un perfetto svezzamento e inserire i giovani volatili in gruppo sociale adeguato insieme al quale verranno poi liberati, non potranno mai fornire gli stessi insegnamenti che avrebbe fornito la madre. Di conseguenza non si avrà mai la certezza che quell'adulto cresciuto in cattività sarà effettivamente in grado di sopravvivere da solo. Va inoltre considerato che per elevare un pullo in questa situazione, anche nell'ottica di voler rifare del bene, è un atto di sottrazione de dello stesso alla madre. E quindi, poveraccia, questo aveva un figlio e non se lo trova più. Quindi, ricapitolando, il rondone sì, c'è un metodo, poi appunto andatelo a trovare, ma più probabilmente è meglio se fate fare a gente esperta, perché appunto va, non dico lanciato, però insomma, solo che dovete vedere perché appunto non ha le zampe ma non cammina come un piccione, quindi se lo lanciate male, sboom, sbatte con la cassa toracica. Quindi ecco. E appunto, se trovate un pullo lì tranquillo per i fatti suoi, non fate le mammine, se non ci sono minacce in commenti, lasciatelo lì. E poi ecco, godetevi lo spettacolo della natura, non disturbate i genitori. E poi cambiamo argomento, sempre di animali selvatici, ma parliamo dei ricci. Allora, i ricci, eccoli qua. Allora, qua è direttamente la ninna, allora, la ninna.org, che praticamente è la cosa di lui, che non mi ricordo minimamente come si chiama, per quanto ho letto tutti i suoi libri. Allora, chiuditi, non voglio la chat. Allora, c'è appunto il centro, recupero ricci, la ninna. E lui, non mi ricordo come si chiama, chi siamo. Tra l'altro mi sembra che l'avessero anche aggredito ultimamente. Massimo Vacchetta. Appunto, credo ci sia ancora un altro libro che devo leggere. Allora, e quindi parliamo di Rick. Sul microfono invece di posare gli occhiali. Vabbè, lasciamoli, anche poi se sennò faccio strafalcioni. Allora, questa sezione si propone di fornire alcune indicazioni utili in caso di incontro con un riccio, ma non si può sostituire alla visita al veterinario. Se di fronte a un riccio in difficoltà e devi intervenire quando? Due punti. Il riccio è allo scoperto di giorno, è fermo in mezzo alla strada, è stato attaccato da un cane, è rimasto intrappolato in una rete di recinzione, è caduto in una piscina, è rimasto imprigionato in un buco, un tombino, una cantina senza possibilità di uscire, è rimasto rinchiuso in una trappola per topi, è stato ferito da un decespugliatore o altro attrezzo da giardinaggio, è stato investito, è rimasto ustionato, quando ti sei avvicinato è rimasto inerte, coricato su un fianco. Succedono di tutte le cose ai poveri ricci. Allora, come capire se il riccio è in gravi condizioni e ha bisogno di aiuto? Verifica se chiude. Ce la posso fare? Non ho la scusa di non avere gli occhiali. Verifica se si chiude appallottolandosi e se tutte le zampine restano ben aderenti al corpo.
Se si chiude bene, formando una palla rotonda, allora è in buone condizioni. B. Se resta coricato su un fianco, allora è ferito, forse collassato. C. Se si è appallottolato ma la zampina resta fuori, probabilmente è fratturata o lesionata. Poi, se ha il corpo freddo e gli oculi opachi, allora è in stato di shock o molto debole o gravemente ferito. Se perde sangue dalla bocca o dal naso, probabilmente ha un trauma cranico. Se ha sangue sul corpo è stato ferito. Se vomita sangue potrebbe aver mangiato veleno per topi. Se ha una forma molto allungata e quando si chiude ricorda una palla da rugby, allora è molto magro e gravemente debilitato. Se è coperto sugli oculi e sul pelo da una coltre bianca di uova, simile a chicchi di riso o segatura, è infestato da larve. Probabilmente ha qualche ferita, bla 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 bla. E quindi correte dal veterinario e si è infestato da più di 10-20 zecche. Povera bestia. In tutti questi casi il riccio va raccolto e portato da un veterinario o al CRAS più vicino. E scrivici pipipipa. E basta. Però aspetta, ma c'era un altro sito in cui... Che cos'era? Perché diceva di non dargli il latte? E conoscere l'emergenza? Beh, vediamo se qua lo dice. Allora, prendi quando il tempo c'è. Prendi il riccio con attenzione e mettilo in uno scatolone con accanto una boccia d'acqua calda. Avvolta da un asciugamano e di spugna. Copri il riccio con una copertina di pile. Cerca di maneggiarlo e muoverti con cautela facendo poco rumore per evitare di spaventarlo. Hai rumore perché sta diluviando. Bisogna mettere in una scatola la scarpa, gli orfani, pipipipa, la mamma e i cuccioli. Cosa mangiano? No, perché anche qua l'hanno fatto un po' tipo quello della lipu. E i ricci sono insettivori onnivori. La loro dieta è costituita proprio da scarafaggi, millepiedi, forcelline, lombrichi e in minor misura di lumachi, lumaconi, uova di uccelli, carcasse di animali, frutta, radici, erbe e vegetali. Spesso troviamo i ricci a mangiare il cibo dei cani e dei gatti nei nostri giardini. Purtroppo l'uomo ha distrutto gran parte del loro habitat. Ecco. Se trovate dei ricci nel vostro giardino, ora questo al di là di chi li trova. Tra l'altro questo forse lo devo tenere così, me ne accorgo adesso. Lasciare del cibo ai ricci è un buon modo per aiutarli in periodi di difficoltà. Lasciamo sempre un sottovaso colmo d'acqua fresca, una pietra al centro per evitare che venga capovolto, e una ciotola di crocchette o umido per gattini, possibilmente a base di pollo o manzo e non di pesce. È un sapore che non gradiscono molto. Sotto un cespuglio. Noi di solito consigliamo di usare una marca di crocchette per gattine di piccola pezzatura, in modo che siano più facili da masticare. Si possono aggiungere alla dieta anche uova sode, ma ogni tanto, carne di pollo bollita, senza condimenti, carne di manzo tritata, scottata, qualche pezzo di mela o pera. Ma niente banane, frutta troppo zuccherina. Ecco qua, diceva. Allora, i cibi assolutamente dannosi per i ricci, quindi se ne trovate uno, non dategli il latte di mucca. Ecco qua. E quindi spero di esservi stata utile e soprattutto utile agli animali. Nel vostro cammino e posso augurarvi la buonanotte ogni tanto avendo detto qualcosa di utile. Buonanotte, un bacione e mi raccomando, poi vi caccio nell'info box tutti i link utili che trovo.